Ok, ora che le nostre macchine sono in rete, appunto dobbiamo andare a installare su tutte e tre le nostre macchine il Docker e Kubernetes, quindi ora potete decidere voi se fare una macchina alla volta oppure step by step entrambe, tutte e tre le macchine. Io farò insieme tutte e tre le macchine, quindi ora sono sulla macchina 1, quindi il master. E lancio subito un apt update per aggiornare appunto la nostra macchina. Ora, mentre si aggiorna, vado sulla macchina slave 1 e anche qui lancio un apt update. E anche sulla macchina 3 andiamo a lanciare un apt update. Si aggiorna, torniamo sulla macchina master e possiamo andare ad installare appunto Docker, quindi apt install docker.io o meglio sudo. Ok, lo lanciamo, mentre lo installa andiamo sulla slave 1 e anche qui lanciamo appunto un sudo apt install docker.io e stessa cosa ovvio, ups, e stessa cosa facciamo appunto sulla slave 2. Ok, torniamo intanto sul master. Sto installando. Ok, quindi mettiamo appunto come abilitiamo Docker come servizio di sistema, quindi sudo systemctl enable Docker. Ok, stessa cosa sulla slave 1 e sulla slave 2 che sta ancora installando Docker. Aspettiamo un attimo, aspettiamo che finisca. Ok, ha finito, quindi lanciamo anche qui il Docker, appunto il systemctl enable Docker, quindi possiamo tornare sulla master. Ok, ora andiamo ad aggiornare ed installare appunto l'apt transport HTTPS curl. Stessa cosa andiamo a fare su slave 1 e su slave 2. Quindi torniamo su master. Master finito, quindi seguendo appunto indicazioni qua dell'installazione di Kubernetes andiamo a installare appunto la apt key gpg, quindi la installiamo qua sul master. Ci ritorno ok, perfetto. Poi andiamo su slave 1, stessa cosa, e su slave 2. Oops. Scusate, ho fatto casino con i comandi. Siamo su slave 2 appunto, quindi includiamo anche qua, perfetto. Torniamo sul master e andiamo ad copiarci questo comando qui, poi vi metterò il link appunto dell'installazione di Kubernetes in descrizione. Copiamo e andiamo appunto ad aggiungere il repository di Kubernetes al nostro apt packages, alla nostra lista di appunto repository apt. Ok, quindi siamo su master 1, la lanciamo. Stessa cosa andiamo a farla su, vabbè, adesso qua sono su slave 2 e su slave 1.
Ok, torniamo su master. Quindi adesso facciamo un appunto apt-update. Quindi facciamo apt-update su master, facciamo apt-update su slave 1 e facciamo apt-update su slave 2. Ok, torniamo su master e installiamo appunto questo qui, apt-insta, andiamo a installare kubelet, kubeadm e kubectl. Quindi installiamo su master, andiamo ad installarlo su slave 1 e andiamo ad installarlo su slave 2. Torniamo su master, che dovrebbe essere il primo a finire. Ok, su master ha finito, andiamo a vedere su, ok, su slave 1 sta ancora installando. Ok, ha finito anche su slave 1, andiamo a vedere su slave 2, anche qua dovrebbe essere addirittura d'arrivo. Perfetto, quindi torniamo su master, quindi ora abbiamo tutti i nostri programmi installati e ora non ci resta che andare a fare le configurazioni del caso. La prima configurazione che dobbiamo andare a fare qui in lib systemd system docker service, dobbiamo andare qui dove c'è exec start e lasciando tutto intatto, alla fine della riga dobbiamo andare ad aggiungere il seguente comando, quindi meno meno exec meno opt spazio native.cg cgroup driver uguale systemd. Salviamo, stessa cosa andiamo a farla su slave 1, quindi lib system, ok, docker service e come abbiamo detto prima dobbiamo andare su exec start, alla fine della riga andiamo ad aggiungere meno meno exec opt native. Salviamo, andiamo su slave 2, stessa cosa, quindi sudo vim lib slash systemd system docker service exec start. Una volta fatto, torniamo sul master e per ora ci fermiamo qui. Nel prossimo tutorial invece andremo appunto a mettere in connessione le tre VPS e quindi renderemo operativo il cluster Kubernetes. Per questo tutorial invece è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.